Allora, questa sera volevo parlarvi di un window manager, introducendo comunque anche cos'è un window manager, perché magari lo diamo per scontato cosa sia, anche perché si trova praticamente in tutti i sistemi operativi a finestra, anzi, c'è in tutti i sistemi operativi a finestra. E vorrei parlare di Notion perché dopo aver tanto utilizzato i sistemi che non so, Windows, KDE, XFCE, ho voluto un po' provarli tutti. E c'è stato uno che mi ha un po' colpito ed è questo Notion. Notion significa Not Ion, anzi, cioè significa è composto da due parole perché è derivato da un altro Window Manager. È un po' come tutto il mondo open source, si parte da progetti già esistenti, quando uno va male l'altro lo riprende in mano, insomma c'è molto fermento. Quindi praticamente cosa è successo? Che Notion ha superato anche il suo predecessore. Infatti io usando Arch Linux trovo Notion nel repository principale, invece il suo antenato è in secondo piano praticamente. Sarebbe Ion 3. ah, Quindi Not Ion vuol dire, come ok. anche GNU Linux vuol dire Not Unix, perché ha lo stile Unix e Linux, però hanno voluto specificare che non è Unix, anche se ad esempio quando cambi la password ti vedi proprio in mettere password Unix e dici, guarda, questa parola è rimasta. Allora, vabbè, ho preparato un po' di slide, tanto per introdurre un po' l'argomento. Allora, praticamente, ho preso da Wikipedia, visto che l'ultima volta c'è stato il signor avvocato che ha specificato bene da dove prendete le cose, quindi le prime due slide le ho prese un po' da fonti, le altre invece le ho scritte io di mio pugno. Allora, praticamente, il Window Manager è un gestore di finestre, è un componente che gestisce l'interfaccia grafica di un computer, gestisce l'aspetto e la posizione di una finestra nell'ambiente desktop. Ok, e le principali tipologie di Window Manager sono quelle che fanno uso del compositing e quelle dette stacking. Vabbè, questi sono termini in inglese. Compositing, sì, è praticamente un sistema di composizione delle finestre, e invece stacking, come vediamo dopo, ha un'altra valenza. Allora, il compositing Window Manager, le finestre vengono disegnate separatamente e solo successivamente composte per generare l'immagine finale. Ok, praticamente il compositing. Tanto Notion non è un compositing, non ha compositing come struttura di base. Il compositing significa sostanzialmente che è come che avesse, come la finestra come fosse un foglio di carta e vengono sovrapposte, cioè disegnate indipendentemente e sovrapposte. Questo, diciamo, dà dei vantaggi dal punto di vista di calcolo, come dire, quando sposti la finestra viene semplicemente sovrapposta all'altra. Però nel momento in cui, ad esempio, abiliti degli effetti speciali, come ad esempio le trasparenze, oppure anche hai delle barre che hanno sovrapposizione con le altre finestre, diventa un po' più laborioso il discorso. Ti permette di fare più cose dal punto di vista grafico, però ha anche comunque un costo in termini di risorse. Okay. Comunque, probabilmente la maggior parte usa i sistemi col compositing, tanto che dopo un po' che sei lì, che smanetti, cerchi dove abilitare il compositing e cominci a avere le finestre trasparenti, oppure magari quando vai sull'icona vedi la finestra ingrandita con l'altra sotto e tutti questi effetti. Poi c'è lo stacking window manager, tutte le finestre vengono disegnate tutte insieme nella stessa immagine, partendo da quella più in secondo piano a quella in primo piano. Praticamente, è come che fosse generata una specie di bitmap praticamente, cioè l'immagine che sta sotto viene proprio tagliata e gli viene sovrapposta l'altra. La differenza fondamentale tra i due tipi sta nel fatto che mentre componendo ogni finestra separatamente è possibile spostarla senza ridisegnare ciò che sta sotto, senza composizione è necessario ridisegnare la superficie che viene scoperta dal movimento della finestra. Quindi non viene sempre generata, viene proprio disegnato come dire. Se hai due quadrati un po' sovrapposti, uno è una specie di L, facciamo conto, e l'altra è un'altra specie di L che si combaciano in pratica. E in questo caso non ci può essere la trasparenza. Le finestre sono proprio una che si sovrappone all'altra. Infatti si parla di stacking, che lo stacking è come dire una pila di cose, anche quando si parla di stack di memoria, perché
sono tutte impilate e quindi quello che sta sopra copre quello che sta sotto, quindi non puoi accedere a quello che sta nello stack più basso. Ecco qui, dopo l'introduzione di Wikipedia c'è anche l'ArchWiki. Beh, io sono un utente di Arch Linux e quindi mi sono letto un po' tutte le paginette di Arch Linux sui Window Manager. E i signori di Arch Linux in italiano dicono questa cosa di Notion, che è un gestore delle finestre, e vabbè, con funzioni tiling tabbed. Allora, il tiling sostanzialmente è come dire le piastrelle, come un po' quelle che, non so, tipo i telefonini usano le piastrelle, però il telefonino lo usa sulle icone, le applicazioni in realtà sono sempre a schermo pieno, a meno che sappia io. Invece Notion usa le piastrelle proprio nelle finestre, un po' come quando con Windows o con altri sistemi mettete le due finestre di fianco, le ingrandite tipo sull'angolo, vengono fuori così. Però questo comportamento qui è la base, nel senso che finché utilizzate il sistema scegliete appunto quante mattonelle avere, in che posizione, poi potete ridimensionarle come volete. Magari avere tante mattonelle è comodo su uno schermo grande, magari. O magari uno che è appassionato di terminalini Linux si apre 3-4 terminalini e li vede un po' come gli interessa. E anche tabbed. Tabbed significa, beh, il tab è sostanzialmente tipo la Scheda. linguetta, la scheda, secondo me è una scheda. Come ad esempio anche Firefox e Chrome hanno un'interfaccia tabbed. Praticamente sopra c'è sempre una linguetta e si può con la linguetta passare da un'applicazione all'altra. Quindi praticamente all'interno di ogni tile ci sono più tab, lo vediamo dopo, quindi praticamente se dividi lo schermo in due potresti avere un'applicazione con la linguetta e un'altra dall'altra parte con la linguetta, come potresti averne due linguette da una parte e una dall'altra. E quindi puoi avere, non so, due browser da una parte, due terminali dall'altra e ti puoi spostare come vuoi. Allora, qua è scritto infatti, tiling, lo schermo in piastrelle. È una cosa importante, ogni finestra occupa una piastrella e in esso viene massimizzata. Cioè praticamente una volta definita la grandezza della piastrella, quando ci mettete dentro un'applicazione, lei occupa tutto lo spazio della piastrella. Questo è perché nella logica del Notion hanno detto vogliamo sfruttare al massimo lo schermo. Quindi anche i bordini, i titolini sono tutti molto piccoli, perché sostanzialmente vogliono tirare via delle cose, magari degli effetti fastidiosi che all'inizio sono belli, poi usandoli magari ti danno anche proprio un fastidio visivo nel momento che lavori, insomma. Ok, tabbing. Ci hanno più schede. Poi c'è scritto anche che è statico. Allora, vabbè, ci ho scritto una serie di paroline. Statico. Praticamente, beh, io ho provato anche altri Windows Manager e ce ne sono alcuni che sono abbastanza elaborati. In pratica prevedono, ad esempio, di ogni volta che apri una finestra, di posizionartela rispetto all'altra in una maniera. Ad esempio potresti scegliere, non so, una griglia. Allora apri la prima schermata e prende tutto. Apri la seconda, si divide in due, apri la terza in tre, oppure anche a rosa. Ci sono vari schemi in cui praticamente ogni volta che apri un'applicazione, questa qua ti va a riempire una piastrella. Nel caso di Notion invece è statico, nel senso che noi decidiamo che va diviso in due lo schermo e rimarrà sempre diviso in due o in tre. Le applicazioni che vengono aperte dopo vanno a finire nelle linguette. Quindi tu ti dividi lo schermo come più ti pare e piace, tipo sul desktop primo lo fai tutto a schermo intero, il secondo lo fai diviso in due, il terzo in quattro, e quella rimane lo schema. Finché la vuoi la modifichi, se non ti piace la cambi, fai un po' come ti pare. Poi è scritto che Notion è un fork di Yarn 3. Come dicevo prima, c'è stato qualche buon'anima che ha preso in mano un progetto in cui credeva e ha detto: mi sembra che ci siano buone possibilità di fare un bel lavoro, magari anche non gli piaceva come era fatto prima e ha fatto Notion. Ok. Senza Window Manager cosa succederebbe?
Allora, vabbè, sono sempre un po' di termini tecnici, questo e quello. Allora, in pratica, normalmente usiamo sempre il sistema come window manager, perché abbiamo bisogno di più finestre, lavoriamo con più applicazioni. In realtà, se vogliamo andare a vedere, l'applicazione potrebbe comunque girare nello schermo, però avresti soltanto un'applicazione. E quindi l'unico sistema sarebbe aprire più terminali e avere più applicazioni, e quindi dovresti switchare da un'applicazione all'altra con Ctrl Alt F1, F2, quello che è. Quindi non è fondamentale per lavorare. Magari un utente Linux lavora anche soltanto col terminale. Se vuole avere un'applicazione grafica potrebbe anche avviarla singolarmente. Però normalmente usiamo più finestre all'interno della stessa terminale, stessa TTI, e quindi bene o male lo usiamo. Diciamo che il Window Manager dialoga con Xorg, che praticamente, come dire, hanno detto usiamo Xorg e tutti devono utilizzare quello standard lì. E in pratica si mette tra le applicazioni Xorg. In pratica riesce a, come dire, a far credere Xorg di avere un unico client, un unico programma che gli dialoga, invece in realtà ci sono tante applicazioni che vengono disegnate grazie a Xorg, driver, scheda video e schermo. Quindi in pratica far partire il Window Manager o un'applicazione standalone con l'interfaccia grafica sono entrambi dei client di Xorg, soltanto che uno gestisce tante applicazioni sotto di essa, invece l'altra va direttamente. Tipo a casa io ho Raspberry e c'è il programma multimediale, lo faccio partire direttamente con l'interfaccia grafica. Però c'è solo lui, mi occupa tutto lo schermo e lui si gestisce quello che deve fare, senza bisogno di tante finestre e altre cose. Beh, sì, esatto, magari Window Manager, ci sono sempre discussioni su quale usare, perché uno occupa 10 MB di memoria, l'altro è più lento, avanti e indietro. Anche Window Manager è bello perché ti dà tante finestrelle, però anche lui ha un suo peso, un suo costo. Ok, allora qua ho scritto giù alcuni che sono i window manager più conosciuti. Vabbè, magari non tutti lo sanno, ma KDE ad esempio ha KWin. Chi accende KDE, installazione di default, si va tra i processi e vede KWin. Se spegne KWin, penso che si spengono tutte le finestre. Gnome invece ha Mutter, non so se Matter. Mutter si chiama, ecco, io l'ho Mio saputo cellulare anzi di recentemente. Rammstein. Di Rammstein, sì. Dovevi saperlo. Dovevo saperlo, ma forse l'ho anche sentito. Ma forse Mutter vuol dire tipo mamma in tedesco, o cosa del genere. Dovevi saperlo. Non lo so. Sì, ma l'ho sentita comunque, l'ho sentita. Non credere, non credere. LXDE Open Box. Tante volte Open Box, uno dice installa Open Box, in realtà si sta soltanto installando un Window Manager come Notion. Quindi praticamente quello che si presenta davanti è bene o male una cosa spartana, uno schermo nero completamente da personalizzare. XFCE ha XFUM4. E poi c'è Windows che ha Aero, che secondo me è molto buono, cioè nel senso io al lavoro uso Windows, ad esempio l'Aero c'ha quella bella cosa che quando vai sopra l'icona minimizzata vedi lo schermo intero. Mi tocca tagliare il L'Aero video, Peak. no? Mi tocca tagliare il Ah video, sì, perché non si può dire sta cosa? basta farne Vabbè, siamo liberi, giusto, no? Quindi è bella, però insomma ha i suoi lati negativi, no? Poi ho indagato e OS X, che è quello dell'Apple, a Quartz. Ecco, vabbè. Sì, poi ho scritto anche, queste sono cose che ho scritto io, che possono essere rimpiazzati. Cioè, nel senso, se avete installato, non so, XFCE, e cercate anche su internet, c'è un sistema per mettere, non so, Metasitic. Allora andate lì, cambiate quattro cosettine nell'avvio e ti parte Metasitic. Cosa succede? Succede che
ti cambia, che ne so, la barra in alto, non puoi più utilizzare gli utility per personalizzare le finestre. Sono scelte che si possono fare, nel senso che il Window Manager è un componente del sistema operativo, è comunque intercambiabile come tante altre cose. Come uso Word, uso un altro programma, il Window Manager però ha un bel impatto, insomma, visivo sul programma, insomma. Le scelte potrebbero essere: questo non mi piace, oppure ho sentito che è troppo pesante, o anche semplicemente per cambiare, uno può rimpiazzarlo. Allora, vabbè, queste sono sempre considerazioni mie personali. Allora, secondo me un window manager deve agevolare il lavoro, che è quello che un po' tutti cercano. C'è una cosettina magari più veloce, che fa un clic in meno, che chiude la finestra in determinata maniera. Tutte queste cosettine qui che tante volte si spingono a provare N sistemi. Comunque, in ogni caso, il window manager non risolve i problemi del sistema operativo. Sui forum ci sono tanti che dicono: ah, ho installato questo sistema, questo desktop, non so, KDE, non mi va la webcam, è colpa di KDE, eccetera, eccetera. In realtà non è proprio colpa di KDE, è colpa di per sé dell'installazione che è stata fatta. Cioè, KDE ti fornisce dei programmi, ti fornisce un window manager, la gestione delle periferiche di solito è un po' più a basso livello, ecco. Poi ho scritto anche che non deve annoiare. Secondo me è un window manager. Cioè, non deve annoiare, perché effettivamente anch'io ne ho cambiati due o tre, perché magari dice: ma non mi piace come è fatto. Poi magari, che ne so, accendevo il computer sempre nella stessa foggia. Quindi, anziché magari mettermi come tante, cambiare le icone, i temi, ci paio di giornate, magari ristallavo tutto e via. Ristalla tutto. In realtà poi ho scoperto che non è necessario installare tutto, cioè si può anche fare in maniera molto più veloce. Allora, ok, perché usare Notion? Allora, beh, non è tra i principali, almeno in teoria non è tra i principali. Secondo me per usarlo deve piacere a chi ci ha passato, secondo me, più di 5 minuti, perché io mi sono messo un pomeriggio a provare tutti i window manager, quindi installavo uno, lanciavo, installavo, lanciavo. E molti proprio non li ho capiti, anche OpenBox si apre, è tutta nera. Cioè, non è... E lo stesso è Notion, però fortunatamente Notion qualcosa col mouse faceva, magari è un po' più... E quindi ho detto: lo uso un po' di più, e poi ho scoperto che è quello che mi interessava. Senza reinstallare ovviamente tutto il desktop environment, perché si porta dietro applicativi, applicazioncine, che in realtà al fine di valutare come sono le finestre non è tanto fondamentale. Cioè, avere un programma di videoscrittura o un programma musicale piuttosto che un altro, potete installarlo liberamente dopo. La differenza, secondo me, principale tra KDE e Metigny Home è proprio il window manager, cioè uno ha le finestre lì, come vedi, la Sì, può composizione, l'altro, gestire sì, il testo. tutte quelle cose lì. Ok, Ma può essere possibile utilizzarlo per rimettere in funzione dei PC che hanno poche risorse, Notio. questo oppure Secondo me anche. sì, secondo me sì. Beh, diciamo, di window manager che consumano poche risorse, ce n'è una flotta, probabilmente. In effetti, anch'io, quando stavo provando il window manager, volevo appunto che occupassero anche meno RAM, perché ho il netbook, questo qua, 2 giga di RAM, e tante volte finiva. Tra un window manager e l'altro si risparmia qualche mega, in realtà non è tanto. Però ho visto che, partendo proprio con un window manager senza tutte le cose dei desktop environment, si risparmia molta RAM, ma proprio anche di cose che non sapevo nemmeno cosa facevano. Effettivamente si passano, non so, da 260 mega a 100, per dire, e 160 mega su 2 giga, insomma, qualcosina fanno. E, secondo me, può essere utilizzato, sì, tranquillamente. Beh,
di leggeri, c'è anche il JVM, quello che ho avviato all'inizio per non fare casino con la macchina virtuale, un JVM che anche quello lì è abbastanza conosciuto perché non ha chissà quali effetti, però comunque ha un'interfaccia con le finestre, puoi ridimensionarle ed è un prodotto studiato per essere molto, molto leggero e veloce. Anche quando ho fatto il click vedo proprio che le risposte sono proprio immediatissime, non ha effetti in mezzo, dissolvenze. Vabbè, ce ne sono anche altri, ma non è il momento di parlarne. Allora, beh, qua ho scritto anche che non usa il desktop, che effettivamente è un'abitudine che è quasi imposta usare il desktop, quasi imposta, insomma, un'abitudine un po' forzata. Ecco, io quando sono al lavoro in Windows utilizzo il desktop, quando sono a casa non lo utilizzo praticamente. E devo dire che comunque grosse differenze non ne noto. Tutto sommato il desktop magari viene utilizzato in alcuni sistemi per ovviare altre mancanze, magari, ecco. Noti o non usa il desktop perché ti mette le finestre davanti sostanzialmente. E eventualmente, se uno vuole aprirsi i file, usa il file manager, è quello che deve usare. Comunque, per me, che sono un po' abituato, passare da uno all'altro non mi rendo neanche conto. Cioè, se ho le finestre sul desktop, le uso, se non le ho altri sistemi. E tra l'altro, anche il desktop, io usavo XFCE, anche lì, per far partire il desktop, che non è obbligatorio farlo partire, altri mega di RAM che vanno su. XF desktop, lo fai partire e ti vede l'icona. Se lo spegni non c'è più l'icona nel desktop. Quindi anche lì ho visto che non era fondamentale. Ok, poi ho scritto vabbè, che Notion non utilizza bottoni. Cioè bottoni intendo dire la barra sotto o sopra, che c'è i pulsanti delle finestre praticamente. Non li utilizza, ma invece utilizza le linguette. Effettivamente, pensandoci bene, sui browser quanto comodi sono con le linguette. Cioè, ho detto, cavolo, questo sistema ha le linguette, perché non possono funzionare anche sulle applicazioni? Ok, vabbè, sostanzialmente è minimale. Vabbè, secondo me lo scopo principale è quello di lasciare spazio alle applicazioni, soprattutto sullo schermo. Con 11 pollici e 6 riesco anche a lavorare decentemente. Se avessi un sistema con una barra fissa sotto, con le icone, i pulsanti di chiusura, barra sopra, vedrai molto meno della porzione visibile. Ok. Sì, poi insomma anche un po' di reattività del sistema aumenta, effettivamente. La reattività anche in JVM o anche DVM, altri Window Manager. Ma posso sembrare un po' bruttini all'inizio, però il fatto che fai clic e risponde subito è una cosa che può valerne la pena. Ok, allora, vabbè, gli input. Allora, la serata doveva essere senza mouse, perché praticamente Notion ha una serie di combinazioni di tasti già predefinite. Notion è abbastanza configurabile per chi fa di configurazione. I tasti che sono già dentro è perché qualcuno ha pensato che fosse comodo utilizzare quella combinazione di tasti lì. E quindi in pratica hanno mappato una serie di cosine che si può vedere su internet e tutte queste cose qui servono appunto per agevolare il lavoro in un sistema che ad esempio non ha il tasto di chiusura delle finestre, tanto per averne una. Allora, vabbè, il mouse funziona comunque col mouse, ha una serie di cosettine col mouse a cui bisogna un po' fare l'abitudine e secondo me una cosa carina che ha è trascinare l'applicazione da un workspace all'altro, cioè praticamente, ma lo vediamo dopo, schiacciando sulla linguetta in alto e cambiando il workspace ti sposti nell'altro workspace e rilasci la linguetta dove è. Altri sistemi magari devi andare tipo o nel menu in alto e dirgli passa allo schermo 2, o magari altri sistemi hanno le iconcine piccole sotto che trascini da un'iconcina all'altra. Questo qui invece con un mouse e due tasti sposti da una parte all'altra. Un'operazione abbastanza normale.
Allora, vediamo un attimo i tasti. Ho visto prima che bisogna aprire così. Allora, l'ho già aperta qua. Allora, non so se si vede che è un po' piccolino. Allora, qua. Ok. Ecco, è una cosa di per sé abbastanza incomprensibile. Infatti, cioè, neanche io uso tutti questi tasti. Uso quelli ovviamente che mi sono più interessati e comunque all'inizio ho usato molto il mouse, nel senso che le stesse cose alla fine in realtà si potrebbero fare anche col mouse, quasi tutto, insomma, quasi tutto. Però ecco, hanno pensato di mappare la tastiera in questa maniera. Sotto ci sono le combinazioni di tasti divise in frames, che il frames è praticamente, come si può dire, la piastrella praticamente, è come è suddiviso lo schermo, due frame vuol dire essere diviso in due metà, che possono essere verticali o anche orizzontali, si può dividere in tutte e due le maniere. Workspace invece è lo spazio di lavoro, quindi ti vedi uno schermo completo con tutte le sue caratteristiche, che è una cosa che con altri sistemi ho fatto veramente fatica a usare il workspace, con questo qui invece tic 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 si passa da uno all'altro velocissimamente. Poi qua multimonitor, mai usato. E client si intende la finestra, il tablet, la linguetta, quello è il client, quindi il workspace è quello più grande, i frames stanno dentro, i client sono ancora le linguettine dentro. E poi ci sono i tasti funzione. Quello più utilizzato, almeno da me, è questo qui. Cioè, praticamente hanno talmente tanto, come dire, scarnito il sistema che non c'è manco, non c'è neppure l'iconcina delle applicazioni. Dopo lo vediamo, cioè, nel senso, tipo il menu, quel topolino di SFCE o la K di KDE, dove servono le applicazioni, qui non c'è. Hanno invece usato F3 che apre, vediamo dopo, una riga di comando. Ma capita all'utente Linux di dire, beh, sono nel terminale, lancio l'applicazione da lì. Però una volta la lanci dal terminale, una volta la lanci da dove ti trovi, insomma. Qui invece, a qualunque punto siete, schiacciate F3, vi appare specie di terminalino e scrivete il nome di un lanciatore a tasti. Esatto, a tasti. Sì. Ne ho provati anche degli altri, di lanciatori, tipo, non so, c'era Gnome Duo, Kupfer, Synapse, mi sembra un altro, però anche lì tipo Synapse è bellissimo, però ti frega 40-50 MB di RAM. E alla fine ho detto non mi serve a niente, preferisco magari sapere cosa ho installato nel computer e cercarmelo, tanto alla fine userò 10 programmi in tutto, piuttosto che dire ma vediamo cosa potrebbe servirmi e pensare dopo a cosa sto facendo. Ecco. Questo qui è molto utilizzato, poi vari comandini, non li uso tanti, comunque sono tutti giochettini per spostare il tab. Ecco, tipo, ad esempio il tab che è la linguetta, col mouse puoi spostarlo da uno schermo all'altro, ma all'interno dello stesso schermo non puoi spostarlo. E allora ci sono le combinazioni di tasti. Probabilmente, non so, l'hanno fatto per evitare che qualcuno indistrattamente sposti le finestre e quindi hanno detto quei tasti, tanto non è neanche proprio una cosa così utile, insomma, chi lo vuole la combinazione di tasti. Poi, vabbè, carina che potrebbe essere utilizzato ogni tanto è Query for Client Window, notare tutto attaccato. Cioè, praticamente in qualunque punto siete. Se premete mod 1, scusate, è Windows, tasto Windows. Beh, Questo super. super. Sì, in realtà potrebbe essere qualunque tasto. Essendo un sistema configurabile, potrete metterci anche la S, non ha senso, però poteva. Super, esatto. Infatti, mod 1 dovrebbe essere modificatore 1, una cosa così, no? Che di default è super, allora. Query for Client Window, praticamente in qualunque punto siete, se avete una finestra sparsa in un altro workspace, vi permette di ricercare sempre scrivendo il nome della finestra, tipo non so, Firefox, ti vengono fuori le finestre che sono presenti nel sistema. Scegliete quella che volete e ve la piazza lì davanti. Ogni tanto può essere utile.
Vabbè, dopo ci sono i tag, sono cose per chi vuole veramente stare lì a perdere le giornate, può anche mettere i tag sulle finestre per poi richiamarle. Insomma, se volete esplorarlo, fidatemi che potete sbizzarrirvi e non vi annoiate soprattutto. Poi c'è la possibilità di salvare, ad esempio, qualche impostazione, nel senso, cioè se io metto tutti i tag, devo avere la possibilità di salvarlo, nel senso, agli accensione, non è che devo ritaggare tutti. Beh, il tag in realtà credo che sia uno solo, cioè tu lo tagghi, cioè un tag tipo on-off, deve essere così, se non ricordo male. E, diciamo che c'è un salvataggio della sessione, si memorizza nel suo filettino tutte le impostazioni. Cioè se avete 9 desktop suddivisi in una maniera diversa, quando lo salvate, in caso anche quando uscite, la Adesso sessione si viene passa da salvata. uno all'altro, come si passa? Come si cambia sessione? Beh, No, perché io ho un'applicazione aperta, quindi c'è un focus sull'applicazione. sì. Come faccio? Allora, Con l'F mi come sembra. no? Da un workspace all'altro è WS1 o WS2, cioè nel senso premete super, che è il tasto Windows, e poi 1 e passate al primo desktop. Se avete il secondo fate super 2. No, ma a me mi continua a scrivere uno qua dentro la finestra, cioè dentro l'applicazione. Posso Windows fammi adesso. Beh, ma all'inizio quando l'hai aperto in macchina virtuale o... Io ho l'applicazione aperta qua. Sì, cosa volevi fare? C'è cioè il focus in quel campo lì. Cosa volevi fare? Voglio passare al workspace 2. Vabbè, se non ce l'hai devi crearlo. Ah, ecco. Devi crearlo e la creazione dovrebbe essere con l'F9, vediamo qui. Allora, c'è F9, create a new workspace, prompt for type. Cioè, se avete tipo addirittura degli schemi già predefiniti, vi chiede in quale maniera volete crearlo. Se no, con modo 1 F9 è di default type. Default type è diviso in due, verticalmente. A modo 1 che cos'era modo È il super tasto Windows lì. uno? Ah, è sempre il super. Sì, modo 1 è qua, è super, sì. Sì, in realtà è l'unico modificatore che c'è di default, però è sempre perché hanno voluto personalizzarlo così. Cioè, se volete mettere un altro tasto, andate in un posticino, scrivete un altro tasto. Vabbè, qua ho già spiegato. Cosa ho fatto qua? Accidenti. Posso andare un po' avanti. Comunque devo dire che non avevo praticamente mai scritto con Impress e ho avuto qualche piccola difficoltà nelle. Infatti non le ho impaginate tutte proprio correttamente. Vabbè, non so qua siamo all'ultimo in effetti. Vabbè, surrogati, nel senso, cioè in pratica, quando vi si presenta il sistema mancheranno un sacco di cose in cui siete abituati, però in realtà si può andare a cercare, io li ho chiamati surrogati, vabbè, usando un parolone, però sono delle altre cose che fanno la stessa funzione. Ad esempio, non hanno assistrei, che assistrei è praticamente, come dire, una piccola area che di solito nella barra, in cui ci sono tutte le iconcine delle applet, quelle cose lì. Ci sono anche delle notifiche eventualmente fatte da altre applet. In Notion non c'è di base, però installando Stallone 3 e facendo una modifica nella configurazione viene fuori questa barrettina in pratica. Che tra l'altro potete anche spostarla a destra, a sinistra, dove volete. All'interno di questa Stallone 3 ci possono stare le iconcine. Ad esempio, l'avevo scritto qui, le applet sono volume icon, che è l'iconcina del volume, quella bella di Windows, che con la rotellina ha cambiato il volume senza fare tante storie. Oppure CBAT icon, che serve per monitorare la batteria del portatile, visto che io ho portatile e ho dovuto installarla. E poi Tint2,
che in realtà TN2 non era proprio necessaria, però siccome non mi piaceva l'orologio che aveva Notion, l'ho tirato via e l'ho sostituito con Tint. Praticamente Tint entra sempre nella dock di Notion. L'ho ristretta fino a che si vedeva soltanto l'orologio in pratica, gli ho tirato via tutte le pulsanti delle finestre, quelle cose là. E è stato un sistema che ho escogitato io per evitare di avere il suo orologio. Potevo anche usare quello di default, però non mi piaceva. E qui ho finito la presentazione. Sapevate già tutto di Window Manager? Sì. C'è tutto, nel senso, questo qua non è tutto ovviamente, però magari può essere utile, insomma. Ovviamente non è un'informazione necessaria da sapere per un utente normale, però magari anche sapere La mia che ignoranza rimaneva nel fatto che considerare tipo GNOME o che so, KDE, Windows Manager. Invece, beh, sì. perché in generale, cioè, c'è una cosa comune, diciamo, chi usa Linux a basso livello. E Windows Manager è KDE o GNOME o Mint, cioè, sì, è Sì, la sì, sì, sì. configurazione grafica del desktop, insomma. Creato, Sì. cioè, il desktop environment, cioè l'ambiente desktop Esatto, il che mio concetto di. contiene il Window Manager, cioè il gestore delle finestre, più una serie di applicazioni che si porta dietro quel desktop L'insieme, normale. insomma, di Cioè, desktop, tu ok? installi KDE, si Sì. porta presso Infatti tutti io i software. nel desktop posso aggiungere, togliere, mettere icone o quant'altro, insomma, modificarlo come voglio io. Sì, cioè volendo, ma senza installare tutto come ho fatto io, cioè in un pomeriggio ci sono veramente un'infinità di Window Manager. Li Sì. provate tutti e magari, cioè provate tutti, io ho provati tutti e alcuni mi sono anche piaciuti, devo dire la verità, poi non li ho usati, però non tutti sono proprio il classico sistema con le finestre, cioè sono alcuni che hanno delle accortezze particolari che secondo me vale la pena valutare. Alla base ci sta E che ogni installi pochi volta che tu mega, abbia KDE pochi o GNOME o mega. quant'altro, puoi installare Esattamente. Windows Manager che vuoi su ogni Esattamente, tipo di distribuzione, sì. cioè di distribuzione di GUI, se ce l'ha. Sì. Sì, cioè praticamente a quel punto lì cosa avrete? Avrete un Window Manager che parte e vi troverete le applicazioni dell'altro sistema. Se un Window Manager non gestisce il desktop, non avete il desktop sostanzialmente come cosa. Vabbè. Possiamo anche vedere un po' come funziona. Allora, vabbè, chi ha avviato la VirtualBox per entrare, la password super segreta è lug, con utente lug, Che non sappia e adesso la nessuno. cambiate perché sennò come viene registrata, sanno tutti la È un password marchio, trademark. adesso. E ecco, beh, questa qua è la schermata. Vabbè. C'è scritto Antergos Linux perché ho utilizzato l'installer di Antergos. C'è distarce Linux, che è il sistema di base, e poi alcuni hanno fatto un installer. Sostanzialmente, secondo me, sono quelli che devono essere bravi a risolvere i problemi. Perché se chi fa l'installer del sistema operativo, che sia Ubuntu, che sia Mint o questi di Antergos, fa una cosa fatta bene, quando voi installate, vi va praticamente tutte le cose, non dovete stare lì a cercare sui forum, non mi va il mouse, non mi va la tastiera, tutte queste cose qua. Quindi secondo me loro sono i principali responsabili del buon andamento. Cioè, ovviamente anche la base sotto deve esserci, però l'installer deve essere fatto bene. E io ho utilizzato Antergos, infatti ci sono ancora i marchi. Però sotto comunque è una Arch, cioè senza chi sviluppa la Arch, questi qua di Antergos non avrebbero niente. Ok, questo qui, dunque, io non uso il Display Manager, che è praticamente la prima schermata, quella che si getta in un solo utente, sistema operativo. Non la uso perché tante volte non ti fa vedere mai gli errori all'avvio, magari perché c'è un avvio silenzioso, quindi non vedi
eventualmente se hai cannato qualcosa nella configurazione, se qualcosa che si è rotto, e tu non te ne accorgi per mesi. Sì, esatto, stai lì, lo guardi tutto ogni volta, si può fare, sì. E anche perché, vabbè, anche quello lì, il display manager, comunque un programma, sta sotto, occupa mega di RAM, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi uso la TTI, questa qua, che è scritta proprio lì, TTI 1, dal prompt, siccome ho installato XOR Xfinit, posso dare start X. Che praticamente va a leggersi un pallettino di configurazione, che è questo. E magari l'avevo già fatto dall'altra volta. Che ha una serie di cosettine da far partire, che sono quelle che mi sembravano più interessanti, e poi avvia con exec, vabbè, di bus launch Notion, avvia il window manager vero e proprio. Allora, adesso qui praticamente ho abilitato Vbox Client All, che serve per avere tutte le utilities da guest del VirtualBox, setxkit, che praticamente serve per avere la tastiera italiana in Xorg, cosa che normalmente i desktop environment già ti ficcano dentro. Poi questo qui, vabbè, è per avere dei tasti rapidi in più, per altri bind di tasti, perché si potrebbe fare già con Notion, però non mi sono mai messo e allora ho usato ancora Xbind Keys. Installo un tray, che è quella per avere la SysTray, la batteria, volume. Ah, poi qui anche importantino c'è dbus launch. Dbus launch è una cosa interessantina, tipo ad esempio senza questo, ad esempio non funziona neanche il cestino del file manager. Infatti, avendo installato Notion da zero, quelle cose lì non andavano. Cerca un po' su forum, c'è gente che scrive comandi di anni fa, diversi. Alla fine, paragonando Notion con un sistema funzionante, ho visto, ma questo c'ha dbus launch in più, e allora l'ho riportato anche qua. Se no, non funzionava neanche il cestino. Va bene. No, non ho ancora attaccato la batteria qua, però. Ok, allora, questa è la prima schermata di Notion. Allora, intanto qua sopra scrive empty frame, perché appunto questo qua è un frame che occupa tutto lo schermo. Praticamente questa qua è già la linguetta, praticamente, che poi essendo una ci clicchi sopra da sola. Poi qui, tenendo premuto il tasto destro, si apre un menu col mouse. Sì, ovunque tu vai. Ovunque. Ah, vedi, perfetto. Ok, diciamo che adesso non essendoci niente lo fa, quando vai alla finestra non lo farà più, effettivamente. In più tra l'altro mi sembra che se chiudi tutti i frame, in teoria, si può chiudere. Sì, si può. Close. Distrarre, cos'è che è? Close Ah, call. ultimo, non si può scrivere. Facciamo un sistema. Questo è il frame adesso. No, non si può più. Vabbè, insomma, vediamo se magari su Workspace 2 c'è. Facciamo. Workspace. Non mi viene neanche fuori guarda. Close. Close. Chiuso il Workspace. Vabbè, comunque c'è un altro menu che si apre distruggendo tutti i frame, mi sembra. Un po' diverso. Vabbè. Se non stare questo, allora vediamo qui. Allora, il tiling. Praticamente il tiling agisce sui nostri frame, sulle nostre piastrelle. Allora, c'è lo split vertically, horizontally. Allora, adesso apro bacio cicocò. Vertically cosa farà? Di fianco. E invece no, uno sotto l'altro. E fa, è per ragionare al contrario, infatti. Ma siamo noi che ragioniamo al contrario o lui? No, è lui che ragiona Allora siamo tutti uguali e Notion funziona al contrario effettivamente. Perché noi pensiamo all'asse invece in realtà, pensiamo all'asse più che a dove viene tagliato.
è giusto. Sono okay. AutoCAD. Siamo omologati. Perché il mio cervello mi continua a dire che questo è uno scritto orizzontale? Cioè, vede il mare all'orizzonte. Sulla linea, sì. Vede il mare all'orizzonte. Sì. Due linee orizzontali, ma con lo split verticale. Però due finestre orizzontali. Esatto. Sì. Però lo split è verticale. Cioè lo split è come dire il taglio come divisione, sì. Cioè il taglio è il modo di avere due cose. Cioè, adesso, il taglio è nel senso verticale. Ho capito. Taglio, sì, no, un taglio di mano. Fa un taglio in orizzontale. Tagliamo in orizzontale, mi prego. Vogliamo un milione di euro. Le sovrappone verticalmente. Esatto. Come si fa a dimensionarla? Scusa, posso domandare perché non mi vedo più fuori? Empty frame. Ah, sei riuscito a chiuderle tutte? Sì, sono riuscito a chiuderle tutte. Ecco, vabbè, adesso è il menu leggermente diverso da quello precedente. E puoi crearla comunque. Prova a fare un so anche. Beh, puoi aprire un terminale, fatene. Ah, si fa un terminale piccolo. Ah, interessante, un po' che non vedevo sta schermata. Come l'ho fatto? Non lo so, però. Vabbè, posso fare. Run, se fa run e se esegue qualcosa, no? Però anche con. Però apri una. Cioè potresti aprire Firefox per dire, non so se c'è installato. Ah no, non è installato, fa Tuna THU. Ah, che fa bene. Ecco, lui è riuscito a chiudere tutti i frame. Fenomeno. Sì, però comunque può sembrare che era un nuovo workspace. Però vedi, questa è un'altra visualizzazione ancora che vedi la linguetta là in alto. Però se tu fai F9, aspetta, no, non si è messo. Ecco, ti ho creato un altro workspace. È proprio. Ma aspetta un attimo, per run tramite scorciatoia. Run è come l'F3 che dicevo prima praticamente. L'F3 sarebbe. L'F3, adesso qua ci sono pochi programmi installati perché ho fatto una macchina virtuale abbastanza stringata, però se uno fa Tuner, ad esempio, che è il gestore dei file di XFCE, si apre questa finestra qui. Ah, poi c'è un'altra cosa da notare, vedete che si abilita un frame e l'altro passando col mouse, perché questo qui ci sono tipo la tipologia clicca per il focus, invece questa qui hanno scelto vai col mouse per il focus. All'inizio può essere un po' fastidioso perché mai scrivete pensando di essere a un certo punto, invece in realtà quando scuote il mouse ti abilita o no l'altro frame praticamente. Poi qui ad esempio sono sul lug, se faccio un altro F3 che si apre sempre run di sotto, posso far partire non so Xterm, che è il terminale che c'è dentro praticamente in tutti i sistemi, e quindi qui ho le due famose linguette. Tic tic. Posso chiedervi come fare una visualizzazione con uno schermo così da le macchine virtuali? Host F. Speriamo che dopo riesco a portarla. Ah sì, c'è questa, sì. Ok. Vabbè, ad esempio questo qui è un frame che ho creato, non so perché, se lo chiudo, puff, perché ho distrutto la piastrella e lui automaticamente mi va a portare, mi va a riempire tutto lo spazio disponibile. Come vedete il bordo è praticamente inesistente, cioè proprio non c'è niente. Se c'è l'applicazione della piastrella, che succede? Se c'è l'applicazione della piastrella, chiudo l'applicazione. Proviamo. Okay. Allora, intanto adesso facciamo lo split di prima. Split verticale. Io li faccio col mouse, ma non è che sto lì tutto il giorno a splittare. Però ci puoi fare con i tasti anche. È che non mi ricordo la combinazione di tasti. Ok, splittato verticalmente. Ah, però
ho spostato di quella idea. Come ti ha aperto questo Windows, cioè questa questo manager? Navigatore di file. Close, ha chiuso l'applicazione. Richiamando l'applicazione che si chiama. Allora, questo è Tunar, THU, scusate, mi stavo un attimo... Sì, non ho visto come è fatto partire... Aspetta, sto qua lo sposto, bottom... F3, scrivi bottom iniziali... Scusa, ma i programmi sono diventati programmi, i programmi che c'è nel tuo computer, cioè... Esatto. Hai Firefox, hai Chrome... Giocati a che è quello di cosa, di Mate, ma non parte. Cos'è che hai? Katia. Il file manager di Mate. E non parte? Non parte. Non l'ho mai provato, non so cosa mai ha bisogno. So che te erro e tutta una serie di robe. Ah, probabilmente è strettamente legato a qualche applicazione. Sì, qualche demone tipico del. Non so, magari non hai il debug attivo, magari potrebbe essere. Prova a aprire un terminale. Sì. Cioè, come terminale hai come. Ce l'ho. Xterm. Apri Xterm ed Xterm lancia l'applicazione. Dice Socket Arrow, potrebbe essere di basso effettivamente. Socket Arrow, file directory inesistente. Ma esiste qualche programma tipo VLC Audacity? Beh, basta installarlo. Programmi che è tramite linea del comando. Non che il mio PAMAC, no? No, non c'è pan. Vabbè, sembra, no? Comunque, senza divagare, allora avevo aperto il Tunar di qua e l'Antergos qua con Xterm. Come lo apri il terminale? Ho fatto F3, run, poi siccome so che c'è l'Xterm installato, scrivo XT, mi fa vedere una serie di risultati, poi col tab posso andare a scegliermelo. Se tiro via tutto, mi fa vedere tutti gli eseguibili del computer, un po' troppi. Quindi schiamo X, T, e qua c'è l'Xterm. Adesso qua abbiamo fatto un frame unico con tre linguette. Su uno schermo grande, beh, con questo schermo qua riesco a usare 4-5 linguette, volendo. Magari con schermi più grandi potete averne anche 20. Allora, come dicevamo prima, c'era stata la domanda, mi dicevano cosa succede se chiudi un frame. Allora, intanto, il frame, come vedete qui, il close, agisce sull'applicazione. Quindi in pratica, quando io vado col tasto destro, posso soltanto chiudere l'applicazione. Normalmente io uso Super C. E questa è una combinazione che uso molto spesso, Super C. Perché ad esempio apro, non so, dei terminali un po' in eccesso magari, e con Super C li chiudo. Col mouse dovrei stare lì e fare close, oppure con altri sistemi vai a cercarti la... Alt F4. Alt F4, sì, funziona sempre. Chiudo il finestra, Alt F4, sì. Ok, vabbè, uso questo comando. Allora, prima c'era il discorso dello split, andiamo qui. Quello che ho visto. Vertically. Quindi anche qui, prima di chiudere il frame, devo fare close e poi faccio close del frame. Probabilmente dato la combinazione di tasti, probabilmente si può distruggere direttamente il frame. E se non ricordo male, in quel caso lì, la finestra va a finire nel frame successivo, se non ricordo male. No, adesso non ho i tasti sotto mano. Vediamo qui. Frame, vediamo qua. Split. Ah no, non esiste. Super C chiude. No, ma il frame però contiene più client, cioè Super C chiude il client. Vediamo qua dov'è. KNGA. Super C. Kill client owning the client window. Kill client sulla sinistra quello che c'è sopra che oscurant object
chiude l'oggetto con la mente. L'oggetto, quindi in realtà no, non si può chiudere il... Non frame con dentro il frame. No, non si può. Chiudi l'oggetto, ma non si può. Sì, l'hanno fatto così. Ha un senso, sì, poi in realtà dopo vi capisco. Se... Sì, sì. Sì, sì, puoi fare un po' quello che vuoi. Effettivamente forse evitano che uno chiude e la finestra vada persa, perché comunque con Notion può capitare che le finestre vi spariscono e non sapete più, più dove sono. E in un momento cosa succede? Cioè, non so dove sono, nel mio caso all'inizio era che siccome avevo il vizietto di andare sempre in schermo intero, cioè mettevo le piastrelle, poi usavo la combinazione, vediamo qua dove è la macchina virtuale, così, no, l'applicazione, esatto, quindi ad esempio qui, in questo caso cambia poco, cioè lo schermo intero tira via l'orologio, e tira via la barretta sopra, poi un sistema a piastrelle, cioè la piastrella tuff, viene, occupa tutto lo schermo e nasconde anche le altre piastrelle. E rimane comunque la SysTray, che secondo me è una comodità non da poco, che rimanga. E cosa succede? Che in realtà la finestra viene praticamente messa nel primo workspace vuoto che trova. Questa qua, sì. Quindi con alcune combinazioni di sponi di finestre succede che la finestra non ha più una finestra che l'aveva generata praticamente. E quindi in pratica te la trovi come schermo intero su un altro workspace. A quel punto lì, sì, perché in realtà non è stata generata da un client o dal workspace, è stata un'applicazione che ha aperto questa cosa a schermo intero in fondo. E in quel caso lì l'unica maniera per richiamarla è usare Super A, che è praticamente attach, cioè in pratica adesso qui sono, probabilmente sarò nel terzo workspace, se faccio Super 1 sono qui, Super 2 ho questa qui, e vabbè. Perché hanno un altro workspace? Perché quando ho massimizzato una finestra finisce nel primo workspace libero. Cioè per fare un secondo workspace devo fare Shift F9. Shift F9. Okay. Tipo lei è sul workspace 1 e non ho neanche il 2. Adesso non si vede ma sto schiacciando il 2. Quando faccio massimizza, l'1 è vuoto perché c'era la finestra di precedente. E il 2 invece c'è la finestra massimizzata. Se voglio richiamarlo devo fare Super A Attach Windows. Adesso vatti a ricordare il nome. Do un tab, quindi fa vedere la lista completa senza filtro e c'è il gestore di file. Faccio così e lei mi ritorna qui minimizzata. Questa qua è un po' un esempio stupido perché in realtà quando si è massimizzato, se fai nuovamente alt invio, te la ridimensiona. Però può succedere che uno spawning di finestra delle applicazioni noti non sa più da dove era partita e quindi dovete rintracciarla con attach the window to the current frame. Ecco una cosa che mi è successa un po' di volte. Allora, qui sotto c'è un orologio con anche un carico di sistema praticamente inutile. Ecco, questo qui io alla fine l'ho tirato via nelle configurazioni che utilizzo perché mi davo fastidio con la barrettina lì e invece ho usato il Tint 2 che viene fuori qui nella SysTray. Quindi ad esempio se l'ho installato posso lanciare Tint 2, non è il massimo della leggerezza però dovrà partire. La domanda sarà, io sono solo frame senza nessuna applicazione, come chiudo la sostituzione? Vabbè, no, tu vuoi uscire da Notion? Sì, 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 beh allora... Vabbè, questo qua è Tint, in questo caso qua non l'avevo personalizzato, quindi praticamente si posiziona di fianco all'assistray e occupa tutto questo spazio. Ridimensionandolo rimane soltanto l'orologio. Non sto qui a far tutto perché sennò ci perde troppo tempo. Quindi praticamente con il file di configurazione, se dopo vediamo, possiamo far sparire l'orologio qua sotto con l'OD e eventualmente metterci un altro orologio. Intanto chiudiamo Tint, Ctrl C.
Allora, per uscire da Notion nei tasti si fa F12. Main menu. Main menu è quel menu famoso che viene fuori quando avete distrutto tutto col tasto del mouse. In realtà è sempre accessibile tramite F12. Fate exit, viene fuori session exit. Poi ci sono altri comandi, tipo ad esempio lock screen, che lo uso, e lo uso con ad esempio i tre lock, che vi locca lo schermo, possiamo anche vederlo. Ma così fatto. Terminale, no? Lock screen. No, no, aspetta, mi sa che non lo lascio fare. Vai. Vediamo se ho installato il tre lock. Vabbè, comunque, se avete un'applicazione che locca lo schermo, facendo lock screen, adesso non la trovo, bloccate lo schermo, diventa nero e poi dovete sbloccarlo con la password. Altre cose, vabbè, c'è ad esempio session restart. Praticamente quando fate delle modifiche di configurazione, se avete tempo, nei suoi falettini, senza stare lì a spegnere tutto, fate session restart e le modifiche vengono subito applicate. Allora, poi ci sono varie cosettine, cioè dobbiamo anche far partire un terminal, possiamo fare un terminal, in questo caso sarà sempre un Xterm, che è definito sempre nelle configurazioni come il terminal di default. Poi vediamo cosa c'è ancora, restart TVM, session save è abbastanza importante. Con questo comando qui avete salvato le impostazioni di desktop, quanti ne avete creati, tutte le piastrelle, quelle cose lì. Ma poi qui, se volete, potete anche cambiare il look. Save look, vediamo cosa succede. Probabilmente non ha fatto niente, vediamo session restart. Questo qui lo spostiamo. Button right. Beh, non si vede niente di visivo nello stile. Vabbè, comunque gli stili, se li provate, cambiano un po' il colore della schermata alla fine. C'è ad esempio, vediamo qua, il colore tipo green light sarà tipo un verde chiaro, qualcosa del genere. Ecco, adesso l'avete già modificato. Si è passato dal violetta a questo qua, che a me sembra nero, perché sono un po' daltonico, ma in realtà secondo lui è un verde. Ecco, questo è una delle massime personalizzazioni dal punto di vista di look che si possono fare. Anche perché icone non ce ne sono praticamente. Però succede un'applicazione? Un'applicazione che richiede... Non ho capito che applicazione è, però, ad esempio, tipo cosa che... Ah, LibreOffice dovrebbe esserci, più so dire averlo lasciato. Non l'ho lasciato. Tipo K3D, si appoggia sulle librerie grafiche. Beh, se l'hai installata funziona, funziona, cioè... Sì, sì, le genera dentro lì. Sì, tale quale... Sì, mi sento di dire che, cioè, ovviamente se un programma ha delle dipendenze o dei servizi attivati, non so, come ad esempio il Casia lì che c'era prima, che mai ha bisogno di un servizio attivo, quello deve essere attivo. Però indipendentemente, cioè, un window manager rappresenta l'applicazione com'è. Sì, quello che è. Esatto. L'unico limite che ha, attenzione, però in realtà è il compositing. Perché questo non è un compositing, quindi... Ad esempio le barattine, quelle tipo la Cairo Doc, quelle cose là, che usano la trasparenza con l'icone, lì ti fa incasinano tutto. Comunque avresti un sistema di gestire, quindi sarebbe un po'... Sì, è un po' inutile probabilmente, però se volete provare magari potete installarvi una barattina. Quelle cose che visualizzano il che si appoggia sul desktop. Non c'è, no, infatti mi sa che va a finire in una finestra. Va a finire in una finestra. Un'applicazione per... Esatto. Cioè, qui alla fine, come posto in cui puoi finire, c'è
le finestre qui, ci sarebbe anche come tint la barra che finiva qua sotto a destra, perché qui è una specie di dock in cui si attaccano varie applicazioni che hanno la caratteristica di essere dockable, e quindi magari potrebbe anche finire lì, ecco, un effetto assurdo che ti vedi sto dock enorme che ti riempie tutto lo schermo. E, va bene, possiamo eventualmente magari andare a vedere. Allora, i file di configurazione. Ah, sì, sì. No, no, su qua apposta, scherzo. E due stati come load manager e in aggiunta un altro load manager di default di distribuzione proprio. Sì. Come lo cambi alla fine, lo fai a mano? Lo fai da un letto da avere in vista. Non ho reso. Allora, questa sensazione come un pessimo pezzo. Io posso dire la mailing list? Che c'è la mailing list? No, il manager della sessione. Se ce l'hai scelto. Scegli no, no, scritto l'articolo di guida, se c'è stato il pacchetto e poi fa un logout, login, scegli. Sì, come fa? Come... No, piuttosto che... Sì, no, guida, sì. Ma mi dice prima che non è installato, che ho beh, io... installato il... Esatto, non ho installato quel selettore lì, quindi praticamente nel filettino di inizializzazione di esatto, la domanda è esatto, quindi qui decommento, cioè la, avevo decommentato JVM e invece avevo lasciato libero Notion, quindi partiva Notion. Adesso se ho il JVM installato, speriamo, partirà il JVM. Infatti non è installato. No, no, è fatto bene. No, effettivamente cioè, ci sono più modi di fare la stessa cosa, magari, no? Tante volte. Sì, adesso quello che tu ne prendiamo le interfacce più grafiche, sei abituato a scorrere le traduzioni, ma se non hai un programma che gestisce le opzioni, bisogna che sai o esatto. Sì, tramite file di configurazione. Io lo uso perché praticamente so almeno cosa carica all'inizio. Ad esempio adesso gli ho messo... Ma questo è un timing? Questo GVM? No, GVM no. Normale? Sì, cioè tipo normale, per modo di dire. Cioè di quelle finestre va fuori così. Ah. Quando la massimizzi ti fa così. Questa, perché è un terminale. C'è un terminale, allora te lo lascio a tot caratteri. Si fa partire... È tipo un Fluxbox, tipo... Potrebbe essere, se non mi ricordo bene Flukebox, però sì, ha delle caratteristiche. Questo invece ad esempio va anche massimizzato, ad esempio. Questo qua ha delle cose sue, ad esempio col tasto mi pare destro, qui puoi spostarla da un destro per l'altro, però va a finire così. Cambi destro e te la trovi, un po' sballata ma ce la fai. C'è le sue caratteristiche JVM. Vabbè, comunque facciamo partire Notion, quindi facciamo... Allora, queste sono le cose che ho fatto partire, decommento Notion e commento invece JVM, così riparte il nostro amico di prima. Effettivamente è veloce a partire comunque nel discorso tic tac. Ad esempio, se vuole far partire Brian, ad esempio, non mi la trova con cioè mi trova di LibreOffice okay, e da lì posso avviarlo. Ah, non ti trova a Bright? Brasero ad esempio non riesco a avviarlo. Riesci a avviare Brasero? Sì. Ma ha un altro nome? No, perché effettivamente il launcher cerca gli eseguibili, che sono i soliti in USRB, giusto, script eseguibili e altre cose. Se non è lì, no, non lo trova effettivamente. Cioè se avete fatto un eseguibile che vi siete messi nel desktop, qui non lo troverà mai, tanto per dirne uno. Vediamo, provo a lanciarlo col terminale. Fare un alias e lo metti in USR bin dove catena di eseguibili e te lo trovo, sì, non devono essere cose per forza fatte da Stallman lì. Potete farle tranquillamente voi. Allora, voglio spendere anche una parolina sulla configurazione, che secondo me ha già molte cose funzionanti, però il meccanismo di configurazione, che è simile a molti programmi Linux, però vale la pena farlo notare. Praticamente
Allora, beh, ETC è la solita cartella con tutte le configurazioni del mondo, ok? Ha la sua cartella Notion e la trovate facilmente. Questi qua sono tutta una serie di script fatti in Lua, appunto Lua, che è un linguaggino interpretato, utilizzato anche da altri sistemi, Windows Manager, eccetera, come linguaggio di configurazione. Sono fatti in C e poi ci mettono i script in Lua, che è un linguaggino molto veloce. Però questi file come che funzionano? Allora, Notion prima cerca i file nella home dell'utente, o meglio, nella cartella punto Notion della home. Poi li cerca in punto config barra Notion e poi se non li trova va in etc barra Notion, dove lì ci devono essere. Quindi a voi è partito di default. Nel caso vogliate personalizzare i file, anziché modificarli in etc barra Notion, vabbè, che funzionerebbero per tutti gli utenti, ve li copiate nelle vostre cartelle dell'utente e li modificate. Ok. Ad esempio, io sono copiato punto config, non c'è qua, allora punto Notion l'ho messo, scusate, mi sono copiato questi due filettini, cfg default e cfg Notion. Allora vediamo cosa hanno. Allora praticamente questi qua sono il richiamo di altre configurazioni in pratica. Allora, adesso non conosco bene il Lua, cosa intendo dire per dupat. Però ad esempio cfg layout chiama la configurazione di layout, o meglio un file. Noti ancora un altro file, sempre in Lua, e anche clutches. Questi qui invece mod menu, mod tiling, sono dei moduli che vengono caricati. Ad esempio mod status bar l'avevo decommentato, il commento si fa con i due trattini come alcuni linguaggi di scripting, non col cancelletto. Poi lo salva questo qui, se non mi ricordo male tira via la status bar, che è questa qua sotto in basso a sinistra, che occupa questi 10 pixel qua di spazio. Quindi adesso ho fatto la modifica del file di configurazione, posso dare un restart, session restart, e la barretta è andata via. Questa qui, la nostra SysDrive, viene sempre fuori di default qui, perché c'è un file di configurazione che la piazza lì. Ciao. Si può personalizzare ovviamente anche questo qui nei file, se volete vi spiego come si fa, però per spostarla si va col tasto destro sopra. Qua c'è un menu che scorre su e giù tenendo premuto e c'è configurazione in alto a destra, vabbè, sì, in alto a destra, ma in alto a sinistra, in alto a destra, basso, basso a sinistra, basso a destra, e poi addirittura c'è anche il grow. Il grow cosa vuol dire? Vuol dire che ogni icona che piazzate può crearsi a destra, a sinistra, sopra o sotto. Ciao. Tante volte li si strai. Le icone ve le mette un po' come cavolo che vuole lui, o che resta sempre nella direzione che vuole lui, o peggio ancora sono fisse, sempre qua in fondo nella barra. Qui invece le spostate dove volete e le fate crescere, o meglio crescere, sì, le nuove icone vengono aggiunte in una certa direzione, insomma. E secondo me questa qua è una cosa carina. Metto bottom right, cosa non vede. Ah, questo qui è un difetto che c'ha, che c'è anche un trick per tirarlo via, cioè praticamente lei non dovrebbe essere così tanto grande. Il quadratone, quando hai due icone, è questa roba qua, 32x32. Se invece ci mettiamo un'altra icona, lei diventa ridimensionata, stretta come le icone normali. Non so se riesco a farlo vedere in qualche maniera. Vediamo qua se ho ottenuto l'applet network manager. No. Lo installiamo. Sì, praticamente questi difettini in realtà dopo si scopre che sono tranquillamente superabili. E comunque sono proprio cosettine del cavolo. Network manager applet.
Casorto, network manager, 5 mega occupa. Vabbè. Scusa, la password dell'amministratore qua? Beh, lug, lui è un sudo, l'amministratore non so che password. Lug. Io sì, vai a vedere sudo. Vabbè, e qui c'è l'applet, qui facciamo network manager applet, c'è anche una E. Tic. Praticamente il difetto è sparito, quindi la sistema è diventata corretta. Praticamente l'icona occupa solo la dimensione lì e ancora più spazio libero sullo schermo. Adesso qui network manager non è in esecuzione, non fa niente, però se facesse partire network manager le funzionerebbe. Questo qui è l'iconcina volume icon, tante cosettine che funzionano abbastanza bene e non fa rimpiangere le altre icone, le altre applet degli altri desktop environment. Questa qui andrebbe bene anche su qualunque sistema, cioè in realtà è una cosa generica, nulla fatta e funziona praticamente dappertutto. Cosa si può vedere questo qui, vediamo cosa ho cambiato. Allora qui ad esempio qui sono un sacco di definizioni di cose, si va molto intuito, cioè anch'io leggevo qua alt meta uguale questo è un altro tasto, sarebbe il meta alternativo, praticamente potete definire un secondo tasto tasto. Qui il meta è modo 4, qui è commentato perché comunque sono i default. Voi potete aggiungere una riga, che ne so, meta così, e ci mettete, non so, modo 2, da quel momento lì avrete l'altro modificatore. Non so cosa sarà, però potete cambiarlo. Io ad esempio come modifica avevo messo l'alt meta, l'avevo fatto uguale al signor meta. Perché avevo fatto questo? Perché ci sono alcune combinazioni di tasti che erano spiegate prima nello schema, che sono tipo F1, F2, F3, senza nessun tasto modificatore. Che in realtà sarebbe stato l'alt meta, però era vuoto. Cosa succede? Che F1, F2, F3, F4 in alcune applicazioni fanno determinate cose. Invece specificando qui che alt meta è valore di modo 4, per attivare quella funzionalità lì di Notion bisogna usare il modificatore e tutte le applicazioni che usavano l'F2 e F4 funzioneranno comunque. È un po' una cosa che succede in tante applicazioni, ognuno cerca di gestire il tasto in una certa maniera e cosa succede? Che prende l'evento del tasto, non lo ributta fuori e quindi praticamente muore lì. Non riesci mai a usare il tastino. Va bene. Ecco, questi qui in realtà è un doppione perché il dupart di queste cose qui c'era già nel CFG default. Vabbè, l'hanno raddoppiato, insomma. Ok. Se poi le configurazioni sono tante e è fatto con un linguaggio che non conosco molto. Però comunque ci sono anche delle guide eventualmente chi vuole modificare può modificare. Qui dentro vengono salvate le sessioni, cioè il layout che avete definito, in modo che la prossima volta che lo riaprite, lui che Notion riparta con la stessa configurazione. Comunque io uso molto il workspace, nel senso che aprendo molte finestre, magari mi capita di aprire alcune finestre che ne so per navigare in internet, e lo tengo su un workspace. Altre invece magari le utilizzo per monitorare, non so, dei servizi della rete, quello che è, le tengo su altro workspace. Ci sono alcuni sistemi che ad esempio ti permettono di dare un nome visibile al workspace e appare tipo in alto o in basso. Qui invece è praticamente assente la scritta, uno deve un po' ricordarsi a cosa è dedicato quel workspace. Ad esempio c'è i3, che è un po' simile a questo sistema,
che ti permette di metterci in configurazione, non so, dove lavoro, dove gioco e tutte queste cose qua. Invece qui non c'è, però mi trovo comunque abbastanza bene. Questo qua è per Workspace 2, potrei dedicarlo a determinate cose. Ad esempio, mi serve il sistema, mettiamo che ho messo in avvio tutte queste applicazioni, perché comunque si avviano nel Workspace in cui eravate rimasti l'ultima volta. Posso pigliare questo. Se faccio così non fa niente, vedete. Hanno inibito questa funzione. Però se faccio così, faccio spostamento dall'altro Workspace e lo rilascio qui, lui va a occupare questo spazio. Quindi ad esempio, se fate partire, che ne so, 5-6 programmini, poi in 2 secondi li spostate dove vi interessa. Poi non so, vedete qualcosa magari che manca rispetto ai sistemi che usate, ma proviamo a vedere se ho incontrato qualcosa che può essere simile, che ne so, qualche effetto, qualche applicazione che gestisce il sistema. Ah, ecco, qua ci sono i binding. Binding sarebbero le associazioni dei tasti con le funzionalità veloce. Anche qui, ad esempio, questa qui è una funzione che è all'interno di IonCore, appunto. Questa è la funzioncina. Questo qui, MetaGrave. Comunque sono le combinazioni di tasti, meta o meta i, e queste qui sono configurazioni già presenti di default. Meta L, punto nudge, che qui ci sono funzioni in tutte le librerie possibili e immaginabili. Nudge l'avevo provato a usare all'inizio, intendono come dire un ridisegno della finestra. Perché alcuni sistemi, questo un po' meno, magari hanno dei problemi di disegnare la finestra. Nel senso, lui cerca di occupare tutto lo spazio, ma per qualche motivo non ci riesce, perché magari la finestra, il programmatore l'ha fatto con un offset, un calcolo di offset strano, e ti va un po' fuori. Con questa funzione qui la ridisegni e la ricentri perfettamente. In alternativa io cosa faccio? La massimizzo e la riminimizzo. Tu e lei ritorna a occupare tutta la dimensione. Un sacco di cosettine. Una cosa che magari potrebbe mancare rispetto ai sistemi classici, tipo i tasti magari di funzionalità veloci. Che ne so, ad esempio il tasto del touchpad mi mancava. Ho il notebook che sull'F9 c'è la possibilità di abilitare o disabilitare il touchpad. Quindi con FN, qua function key, e 9, normalmente anche il volume potrebbe non funzionare. E allora lì un attimo di esperienza, si va a cercare la riga di comando e il programmino che fa quella funzioncina. Ecco, adesso il touchpad mi va. Se faccio così, gli va ancora. Si vede che non c'è associato il tasto funzione. Ma si guarda il comandino e poi uso xbindcase, che praticamente gli dici con quella combinazione di tasti che te la dice lui quando schiacci. Fai quell'azione là, che ci stavo il comandino per il touchpad, lo stesso per la luminosità, per il volume, quelle cose lì. Comunque ci sono anche altri sistemi che hanno problemi con luminosità, che succede a tanti, vedo anche su internet. Cosa bisogna fare? Bisogna semplicemente che si mettano lì, trovano un comandino che funziona per la luminosità, che sia, che ne so,
come si chiama, Light piuttosto che X-Back Light, quello che funziona lo mettono come tasto veloce, perché chi ha fatto l'installazione non si è reso conto che quel sistema lì ci voleva un altro programmino per farlo funzionare. Comunque le combinazioni di tasti che mi mancava era soltanto quello, il resto mi ricordo che funzionava praticamente tutto come sistema. Poi è anche bello comunque esplorare un po' e capire come chi l'ha configurato, come ha fatto, perché poi se vi serve una cosettina strana, una combinazione che vi piace, ve la mettete dentro, come che mettete le cose essenziali, poi un domani magari si mette dentro anche le cose un po' più articolate. Poi vabbè, forse non si vedeva prima, ma si può fare. Non ho ancora fatto. Così praticamente questa è una cosa che un po'. Cosa succede? Che praticamente quando ho splittato la metà di destra, sono diventate due parti omogenee, quindi un frame è grande così e due frame piccolini. Magari uno può dire, qui ci faccio partire il nostro amico sempre questo, e qui magari ho un po' meno spazio, con F2 faccio partire il terminale, F2 faccio partire un altro terminale, sono due terminali che faccio una solita operazione. Ma altri comandini veloci, in mente, c'è anche F4 SSH. Scrivete qui l'indirizzo IP, o se fate il tab vengono fuori gli ultimi usati, vi ricordo anche dove vi siete collegati, quindi potete andare in SSH. E poi vabbè, c'era l'F2 che apriva il terminalino, cioè metto qui, faccio F2, mi apre nello stesso frame due linguette col terminale. Facciamo le cose ancora più difficili, visto che abbiamo fatto sempre il tiling con split verticale, facciamo l'orizzontale. Fatto così, scusate, vabbè, qua ha fatto un po' di casino, comunque può essere utile anche far così, ad esempio chiudete ancora la cosettina così, ma i due terminali che vedete in larghezza, e qua a sinistra un programmino che vi trovo i filettini. Questo qui potrebbe essere anche in realtà un programma più interessante che potrebbe installato poi. Non so come sono, c'è VLC magari. VLC, non c'è anche VLC. Vlog. Totalmente tanto spurgata la macchina che non so neanche cosa c'è installato. Allora, prendiamo un attimo. Sì, adesso vediamo questa. 3, ora può esserci tu. Vabbè, insomma, comunque non c'è niente di carino proprio. Vabbè, comunque il senso era che quando lavoro, se c'è un terminale che voglio portare lo schermo intero, faccio così, cioè super invio, e poi così lo riminimizzo. Magari uno vuole tenere sott'occhio tutte le applicazioni, che ne so, c'è un filmettino che va, di qua c'è internet, vuole andare un attimo su internet, va qui e lo massimizza. Domanda. Dica. Quando tu usi questo Windows Manager, puoi tipo trascinare, non so, da file manager a terminale perché ti inserisca un elenco di file magari non continui. Cioè tipo te, non so, un PDF. Mi sfugge l'altro, ma c'è tipo, che ne so, mettiamo lì a sinistra su file manager hai una serie di file da GIMP, sì, che vuoi convertire in un unico file PDF, cioè vuoi inglobare in un file PDF. Però io personalmente io faccio da terminale di converto con il comando l'argomento tutti quei file lì, ma hai selezionato a salcone tipo. Ah sì? I trascini di mobili da un numero del file. Ah, funziona questa cosa, interessantissima. Dai, veramente.
Cioè praticamente te, il terminale te, ti fa tutta la, la stringa di, sì, di nomi. Sì, mentre dopo... Addirittura. Ah. Beh, comunque ci dici che se faccio così dovrebbe scrivermi... Vedi, forse questo dipende dal sistema, non dal management, giusto? È il GNOME dal GNOME. Ah, GNOME che lo fa? E scopriremo come, allora vediamo come che lo fa. Ah, non lo sapevo questa cosa qui. Ma forse è GNOME Terminal, forse allora. Potrebbe essere GNOME Terminal. Proverò a installare Windows Manager, poi ti dico. Perché quando fai così fa un evento, però probabilmente Xterm non gestisce sta cosa, sinceramente. Però è interessante. Sì, può essere il terminale allora. Qua è installato come sì. Riesce a passare da quello sotto a quello sopra tramite senza mouse? Senza mouse, allora, beh, dunque. Mi fa il passaggio da uno un super tab, mi fa il passaggio da uno all'altro, però la terza non me lo prende. Ma anche i workspace non riesco a vederli. Se non mi ricordo il tasto veloce, scusate ma controllo. Allora, c'è il frame mod K per tab, mod P ed super, N su e giù. PN su e giù. E super K tab. Super K tab. Super K tab. Sì, super K tab. Cos'è super K tab? Ma che se fai una mossa del... Ma comunque la cosa è circolare, cioè nel senso, se sei che è circolare. Ma come no? Prova adesso col tab andare a fare il giro. Lo fa? No. Sì. Ma aspetta un secondo. Vedi, state facendo confusione. Non mi avete ascoltato. Ho parlato tanto. Non solo non c'è niente, ma stiamo passando da un frame all'altro, non stiamo passando. Esatto. Poi avere anche un'altra applicazione, un altro terzo di schermo lì avviata. Ma il terzo frame. Il terzo frame, allora, empty frame lì dentro, allora, per avviare qualcosa, tanto per provare. Aspetta, apri questo qua, ci vedo qualcosa. Facciamo freddo ancora. Passa da sinistra a destra. Una e l'altra, ma non passa nella terza. Perché è sotto? Perché va a destra e a sinistra, e poi è circolare, cioè nel senso che io sto sempre andando verso destra e rientro dall'altra parte dello schermo, come giochettino. Cioè, una cosa che fai, secondo me, alt, k, tanto li giri tutti e torni dall'altra parte. Però per andare su e giù effettivamente c'era P su e giù. Però anche questo è circolare, quindi col P va sempre su e giù. Cioè, a meno che non hai 20 da scorrere, continui col P. Sì. Sì, vabbè. Sì. Comunque questa cosa va bene fino a che non muovete il mouse. Appena muovete il mouse e prende subito focus. Sì. Cioè tipo adesso sono andato di là, no? Appena c'è qualcosa che muove, una mouse che muove il mouse, tech, subito ti torna di là, anche perché stai scrivendo. Metti che tipo me che piglio sempre dentro nella patellina qua e continua a spostarsi. Meglio non avere la cosa lì, esattamente. È un concetto diverso da farsi, cioè ma è più pensarli come desktop, ma proprio ma esatto, ma avere cose diverse. Creare un altro workspace, cioè proprio abbiamo un altro workspace e passare di qua. Questo è nuovo. Ho fatto un modificatore F9 qua. Questo. Adesso non so quanti ne ho creati, c'è l'1, il 2, il 3, questo è il 4. Vabbè, ci passate con i numerilli e vi divertite. Per tornare in rear? Come tornare in rear? Non esempi niente. Ma dipende che quanti schermi che ti hanno detto. Allora fai... Ma c'è interferenza con Windows, cosa va questa qua? A te che ti frega, c'è Windows che... sì, che, c'è, aspetta, che ti piglia il tasto veloce. Vedete un attimo, questo qua dice... E vedi che tiene fuori Windows? Sì, perché si bloccava con... Sì, sì.
con Linux. Ah, okay. due volte in Vue, allora. Di cosa, scusa? Secondo funziona F9, due volte in Vue perché è un workspace. Beh, dunque, se usi, no, se usi F9 ti dice go o create a workspace. Adesso che probabilmente puoi mettergli un nome, sì. Okay. Non so dove vada a finire sto nome, comunque proviamo. Pippolo, vediamo un po'. Layout, default, se avete creato dei layout diversi, ma il default è su due colonne, e te lo crea. Okay. Se invece fate modificatore super F9, viene crea un altro e basta. E tu l'avete prima nei desktop precedenti? Cioè comunque ne ha creato uno di nuovo? Sì, da 1 a 9 a 10? Il concetto è adesso io ho creato due desktop, questo con due frame, quell'altro ne ha tre. Sì. Da desktop a desktop come posso passare? Allora, praticamente fai il tasto super 1 vai sul primo, super 2 vai sul secondo, 3, 4... 6, 7, 8, avanti. Magari non sono molto riconoscibili se sono vuoti, però. Ma è un tipo di shortcut che usano molti comunque. 1 e 2, 1 e 2, non F1, F2, ok. Infatti ho fatto F sul for la leg. Cioè se FN1, FN2. Ah, c'è anche il context menu, però è una cavolatina. Mi sa che quello per F12. Se non voglio lasciare niente in giro, li chiudo questi desktop in più che gli okay. Li chiudi distruggendo l'ultimo frame, si disintegra anche il workspace, sì. Sì, se hai paura che ti occupi memoria o cosa del genere, faccio distruggere il frame. O tasto destro o super C. Super C distrugge l'elemento, lo distrugge qualunque sia. Sì, esatto. Sì, anche se in realtà funziona come un close. Cioè se l'applicazione tipo non dovete killarla, allora c'è il comando kill. Però fortunatamente non mi succede quasi mai di dover killare l'applicazione. Infine tu l'ultimo desktop che hai, il primo, ultimo e unico, quello non te lo distrugge. Mi sa che riesce a distruggere anche quello e rimane con uno schermo nero, sì. In cui se schiacci hai comunque le combinazioni di tasti, sì. Però se schiacci c'è un menu diverso che deve essere tipo con tutte queste voci, okay. Che tutte le voci del context menu. Se parte Windows 10 super C se parte in finestra, sì. Non c'è pericolo, sì. È un po' diverso del solito, no? Sì, un po' sì, poi sì, no? Adesso me adesso torna a giocare con i regui. Che roba lì. Non me la chiede di programmatori, insomma. Perché... Da certi versi sì, potrebbe essere, ma secondo me non è... Penso che sia utile così, perché tra la grafica o altro... Ma guarda, magari può essere più strano che magari lo va a cercare più un programmatore, un informatico come sistema, perché uno normale rigira sempre le solite cose. Poi in realtà secondo me l'utilizzo va bene qualunque... Ma secondo me addirittura ai primordi dell'informatica, secondo me. Quindi ti faccia carattere? Sì, questa la roba è tipo, non so, la Xerox. Sì. Anni 70, cosa. Beh, come grafica magari sì, però come funzionalità, cioè... In questo caso all'inizio di LibreOffice non trovava fatto. Lo installi. No, ma ce l'aveva lui. Come ce l'aveva? Lui aveva LibreOffice, però non ha. Cioè l'esecutivo si chiama OpenOffice per praticamente. Vabbè, è una scoperta importante questa. Penso vabbè, io che vedo. Sì, sì. Allora sì. Vabbè, però se fai LibreOffice dopo te lo avvia. Ti avvia però tutto il pacchetto, però se hai bisogno di calc devi scrivere o calc. Allora sì, è con un... non sapevo sta cosa, però... Sì, effettivamente forse ha il difetto che quando schiacci i tastini lui parte sempre dall'inizio dell'eseguibile. Cioè se tu cerchi calc non lo trovi perché non gli è scritto la O. Questo potrebbe essere un neo. Ormai tante volte uno dice scrivo anche una parte come su Google e Google mi trova tutte le combinazioni che contengono la parola.
il suo... La scheda ha tenuto la base prima del fork Beh, sì, quello sì, quello sì, però il difetto di Notion è che non lo trovi perché okay. Se tu gli metti calc non lo trovi perché non è l'inizio dell'eseguibile. Sì. Magari c'è anche un sistema per dirgli di fare una ricerca più smart, tutti cose, okay. Però normalmente quando penso a un programma effettivamente comincia per quel nome lì, cioè io apro, apro code blocks, comincia per CO e l'ho trovato, capito? Non ti neanche lì a schiacciare, a cercare, roba uguale. Lo stesso anche tu, una RTH lo trovi. Come si fa a cancellare il frame qua? Il frammento? Ma è l'ultimo questo? Sì. Cioè, è riuscito in qualche maniera? Sì, ma... Non riesco a creare... Workspace, non so più dove. No, c'è un sistema per tirarlo via effettivamente. Insomma, non mi ricordo. Se la combinazione tra i tasti. Può darsi, può essere. Vabbè, comunque diciamo che cioè, non ha una grande utilità eliminare l'ultimo frame. L'ultimo frame. Cioè, ti porta uno schermo vuoto. Anziché premere il tasto destro, se preme F3, quindi S6, partisse dal comando. Esatto. Perché qua vedo che 9000 fora run termina, comunque puoi farlo. Però sarebbe interessante avere come. Vabbè, ma è inutile andare a chiudere tutto e far partire un programma, è un po'. Vedo mandate una roba. Masochistico, insomma. Ma non si può mai prolungare, far rimanere ferma la pop-up qua. Il pop-up lì. Si scompare sempre. Ah, perché col mouse delle cose è poco pratico. Guarda, magari nelle configurazioni c'è anche, non l'ho mai fatto, magari c'è, però comunque usa i tasti. No, se vuoi provare a personalizzarlo puoi farlo. Sei riuscito? Come hai fatto? Ho fatto untile. Untile. Untile, cosa dovevo premere adesso? Ah vabbè, con l'untile tiri via l'ultimo, sì, l'ultimo tile. Allora. Untile. Cavo via l'ultimo tile. Super preciso. Tiling. Untile. Non so cosa ci possa essere ancora. L'ultimo sì. Cioè? Un po'. Se tolgo la frammento va in palla. Devo vedere, no, ma sto qua è un'altra versione di Virtual Box. No, se la 5 in teoria no. No, infatti avevo scritto che dopo i primi 5 minuti secondo me non funzionava. Ho detto non funziona. Poi ci devo essere ritornato. Perché ho visto comunque il mouse in qualche maniera funzionava. E con questo piccolo invitino, dopo ho scoperto anche tutto il resto delle combinazioni. Poi effettivamente. Ma mi è successo anche la prima volta. Ma la prima volta che ho installato KDE mi è successo.